Allora, l'idea del romanzo nasce intanto per caso, perché su internet mi sono imbattuto in una foto particolare, cioè di una donna vestita in rosso che si ripara dagli spruzzi dei carabinieri, dei poliziotti turchi che sono praticamente per respingere la protesta che c'è stato a Gezi Park, sarebbe il piccolo parco urbano all'interno di Istanbul. Quindi questa foto si vede questa ragazza vestita in rosso che si difende da questi gas lacrimogeni e irritanti. E allora da lì ho voluto insomma partire proprio da questa donna che è in solitudine e senza difese se non una borsetta bianca. È facile vederla in nella foto su qualsiasi social, e che, dicevo, si difende così, semplicemente con il suo fisico, con la sua forza di protestare, perché in questo piccolo parco urbano di Istanbul dovevano radere al suolo tutto il verde. Pensate, è un parco urbano dove si rifugiano è un termine esatto, perché Istanbul è una città molto antropizzata, c'è molto traffico, quindi si rifugiano giovani, portatori di handicap, mamme che sono incinta, ragazzi, sportivi, e lo dovevano radere al suolo per farne un centro commerciale. Allora c'è stata questa protesta, questa è storicamente avvenuto, e sono partito. Poi il mio viaggio a Istanbul è stato determinante, il mio amore per la Sicilia è sottolineato in altre mie opere letterarie, e dunque ho voluto intrecciare due storie parallele, che è fra Istanbul e Palermo, fra la Turchia e la Sicilia. Sono persone che forse non si incontrano mai, ma che in qualche modo hanno in comune qualcosa di prezioso. I protagonisti sono principalmente femminili, però ruotano attorno a questa storia anche altri personaggi che sono particolari, come il professore di Istanbul, che oltre a fare il professore presso il prestigioso liceo di Galatasaray faceva anche da guida ai croceristi, che in qualche modo, pensate, avrebbe voluto viaggiare e arrivare in Sicilia, perché lui ha perfezionato gli studi di lingua italiana all'università di Bologna, e avrebbe voluto essere in Sicilia, visitare la Sicilia, ma non è arrivato perché si spaventava la mafia. Come se insomma fosse un pericolo costante, cosa che sappiamo è una piaga, ma non è un pericolo per i turisti, insomma. E questa è nata così, questa storia un po' turca, un po' siciliana. Io spero intanto che i lettori si appassionino a questa opera e che in qualche modo possano innamorarsi di essenzialmente dei personaggi. Una è quella siciliana, quella italiana, Elisa, e fra l'altro all'interno di questo libro c'è molta scuola, si parla del precariato, ha un preciso riferimento cronologico, siamo nel 2011, però poi la storia torna indietro ai tempi anche del 1999, quando la Turchia, Istanbul, venne colpita da un terribile terremoto. E mi aspetto che, sinceramente, che si possano innamorare di queste persone.